La Camera dei Deputati di Roma ha ospitato il convegno nazionale Feelings, Federazione Italiana Licei e Istituti Non Statali, organizzato sul tema obbligo scolastico gratuito e libertà di scelta educativa, due principi costituzionali ancora disattesi. Presenziato dall'onorevole Elena Centemero, prima commissione affari costituzionali, settima commissione cultura, scienze e istruzione, coordinatrice nazionale scuola e università di Forza Italia, il dibattito ha vissuto un susseguirsi di descrizioni del panorama scolastico italiano, alcune teorie e alcune soluzioni per problemi annosi che spesso rallentano il processo di crescita della nostra scuola. Fra gli interventi quelli di Mauro Arena, già ispettore MIUR e assessore, che ha parlato della libertà di scelta educativa, fondamento di ogni società civile, Ermenegildo Scipioni, direttore di MinervaIstruzione.it, la Feelings protagonista per scuola pubblica statale e paritaria, Nicola Maria Boccella dell'Università di Roma La Sapienza, con il quadro socio-educativo e normativo, Soranna Moni Alfieri, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ha trattato l'argomento del portare a compimento il sistema scolastico italiano, proposte e prospettive, oltre a Orazio Niceforo, responsabile di tuttoscuola.com, che ha ribadito la parità incompiuta, oltre la legge 62/2000. Con l'occasione è stato presentato il nuovo sito Feelings, rinnovato in veste grafica dal webmaster Massimo Marzano. A chiudere i lavori, Giovanni Piccardo, che è stato riconfermato alla presidenza della Feelings. È qui con noi il tecnico informatico che ha curato il nuovo sito Feelings. Ma tutti sappiamo che in questi anni insomma, si sono sviluppate nuove tecnologie di comunicazione e quanto la comunicazione è importante al giorno d'oggi. Come vedete qui c'è uno screenshot della pagina principale. In questa pagina principale abbiamo fatto questa nuova struttura. Abbiamo un menu superiore che vedete evidenziato, un menu principale sulla sinistra. Il menu principale è contenuto in una delle due barre laterali, ce ne sono due barre laterali, una a destra e una a sinistra, dove ci sono dei moduli che permettono di visualizzare altre funzioni inerenti al sito. Poi abbiamo l'area notizie. L'area notizie è sempre centrale. Nella parte centrale praticamente ogni notizia, ogni argomento di cui si tratterà nel sito verrà visualizzato in quell'area. E poi c'è un'area copyright e vabbè, lì ci sono riferimenti, il numero di visitatori, i rimandi ai social network e insomma delle informazioni di contatto minime necessarie per legge. Abbiamo sviluppato il sito anche con il responsive design. Cosa significa questo? Che il sito si adatta alla sua visualizzazione a seconda del dispositivo che state adottando. Quindi se lo guardate su uno smartphone si stringerà fino a entrare nella schermata dello smartphone, un display normalmente piccolo, 3-5 pollici, o se un tablet 7 pollici, 10 pollici, lui si adatterà automaticamente fino ad arrivare alla sua dimensione massima, insomma, che si vedrà sul computer. Questo per fare in modo che dovunque voi siate possiate leggere i contenuti della federazione, insomma. Nel menu orizzontale troviamo le informazioni riguardanti la federazione, quindi la storia, lo statuto, il regolamento e il codice comportamentale, i componenti, quindi il consiglio direttivo, i gruppi di consulenza, i delegati regionali. Gli appuntamenti, quindi ci sarà il calendario per visualizzare gli appuntamenti della federazione. L'iscrizione alla federazione, quindi un link dove è possibile scaricare i moduli di iscrizione e vedere insomma, come potersi associare e quali sono i servizi che la federazione dà agli associati ovviamente. Gli iscritti alla federazione avranno il loro link all'interno del sito della federazione. Ci sarà un'anteprima della home page del vostro sito e cliccandolo si aprirà in una finestra nuova. Questo appunto, come dicevo, migliorerà il traffico SEO su Google, quindi aumentando il page ranking e della federazione e della vostra scuola. Questo per tutti gli iscritti. Cliccando lì sopra si collega direttamente al sito, alla vostra pagina web direttamente. Quindi visualizzerete il vostro sito anche all'interno della federazione. A posto, grazie. Grazie per l'attenzione. Il convegno di oggi pomeriggio, e questo ve lo ve lo annuncio in preambolo, dovrebbe essere praticamente una prosecuzione dell'incontro di ieri, perché mentre ieri si è trattato di un'analisi sui costi, oggi invece parleremo nel pomeriggio del diritto delle famiglie di scegliere
l'indirizzo scolastico per i propri figli, ma non solo l'indirizzo, anche il tipo di scuola, il tipo di educazione, i principi che dobbiamo, diciamo, inculcare nei giovani, eccetera. Quindi le famiglie dovranno essere liberi di poter scegliere al di là delle condizioni economiche, eccetera, eccetera. Quindi senza limiti. Quindi c'è l'obbligo scolastico gratuito e libertà di scelta educativa.